Ieri mattina a Civitanova Marche, nelle province di Macerata, è avvenuta una tragedia che ha visto come sfortunata protagonista Salima El Montassir, una ragazza italiana di 20 anni di origini marocchine, residente a Trento ma trasferitasi da poco a Civitanova per lavoro. La giovane si trovava nei pressi del sottopasso di Viale Buozzi in compagnia di un ragazzo quando ha perso un oggetto sui binari e ha deciso di recuperarlo. Tuttavia, nel tentativo di recuperare l'oggetto, Salima ha scavalcato la recinzione che delimita la ferrovia, ignorando i pericoli che questa azione comporta. Nonostante avessero già attraversato i binari poco prima, la ventenne è tornata indietro, convinta di essere al sicuro. Purtroppo alle 5:15 del mattino è stata colpita e uccisa da un treno merci in transito sul primo binario della tratta Adriatica-Pescara-Ancona, diretto a Milano. La giovane ha perso la vita nel tentativo di recuperare un oggetto caduto sui binari, una scelta che le è costata cara e che ha causato grande dolore a tutti coloro che la conoscevano.